Martina, ce l'abbiamo fatta, premio alla carriera Milva. Fantastico, è moltissimo merito vostro, avete raccolto un appello lanciato a Cristiano Malgioglio, l'avete sostenuto, l'avete amplificato, l'avete portato dove noi non avremmo mai immaginato che voi sareste riusciti a portarlo, fantastici. E questa sera verrà ritirato proprio da te. E questa sera farò il messaggero d'amore, è il titolo di un film che ho amato tanto e mi sento proprio così. È un premio a mia madre, un premio a una carriera che credo unica e straordinaria e come me lo credono migliaia di persone che hanno testimoniato la loro fedeltà, il loro amore, la loro stima. Mia madre è felice di questo e la sua carriera è unica perché ha spaziato dalla cultura alla musica più raffinata e più difficile sino con costanza a questo palcoscenico di Sanremo dove è stata 15 volte. L'ultima volta l'hai intervistata tu. Era il 2007, la canzone era The Show Must Go On, una canzone coraggiosa. Com'è stata poi tutta la carriera di Milva? Ah sì, direi senz'altro, perché lei ha sempre seguito il suo istinto, il suo intuito, il suo gusto e si è lanciata dove nessun altro in fondo osava lanciarsi, dove era strano anche per una cantante che è nata popolare. Quasi subito però ha intonato note differenti, ricordo anche tante suggestioni di mio padre, all'epoca i blues piuttosto che i canti a libertà, gli spirituals, qualche cosa appunto di americano, di sudamericano eccetera. Poi Brecht, il teatro, ha fatto tantissimo teatro, in scena era, come hanno sempre detto tutti, un animale da palcoscenico fantastico, la sua presenza, la ricordo molto bene, cambiava sempre tutto. E poi ancora musica, musica popolare, musica colta, giocando su un doppio registro, qui pochissimi, se non solo lei forse, hanno saputo giocare così. Ma poi l'eleganza di Milva e il coraggio di Milva. Per esempio mi viene in mente 1993, Uomini addosso, prima strofa, hai le brache che scoppiano. Ci vuole del coraggio nel 93 portare a Sanremo un brano di quel tipo. Direi proprio di sì. Credo che l'abbia anche in qualche modo sofferto, perché all'epoca non è stata accolta così bene qui su questo palcoscenico, forse non erano preparati a sentire una canzone del genere. Ma ne voglio ricordare anche un'altra che io ho molto personalmente amato, Sono felice. 1990. Ecco, Sono felice è una canzone che con una sottigliezza particolare interpreta un tema femminile che oggi è esploso in tutta la sua drammaticità criminale, no? Oggi si parla di femminicidio, oggi si parla di violenza. Quella era una violenza assai più sottile, una femminilità dimenticata, rimossa, minimizzata, fatta sparire, e lei risponde sono felice. Poi la musica era fantastica, veramente molto bello. Ricordo che in quel caso però pezzo non capito, forse era troppo presto, nel 90, siamo nel 2018 e stiamo parlando di queste cose 28 anni dopo? C'è da dire che il Festival di Sanremo in effetti non ha mai capito Milva, perché non ha mai vinto dopo 15 partecipazioni. Beh, non lo so, questo è un po' ingeneroso, credo, soprattutto oggi che siamo qui. Sì, sì, infatti finalmente appunto oggi si arriva ad un momento così importante e forse fondamentale anche per Milva, per il riconoscimento. Ma certo, il premio alla carriera oggi è, direi, il coronamento di qualche cosa di importante. È vero, lei non è qui, credo che le dispiaccia, ma credo che sia felice che ci sia io, quindi comunque qualcosa. Io penso che sì, non ha mai ricevuto il premio a Sanremo, se non stasera, ma ha ricevuto tante belle soddisfazioni. Negli anni 60 era una presenza quasi fissa, ha cantato canzoni meravigliose, Sanremo, senza Sanremo lei non sarebbe probabilmente stata Milva fino in fondo. Questo è vero. Beh, comunque un qualcosa di meraviglioso, noi di Music Italia siamo davvero orgogliosi di aver portato questo tipo di messaggio. Ma quello che ha colpito è stata anche la stima degli addetti ai lavori, che hanno subito sposato la nostra causa. Sì, voi siete stati bravissimi, effettivamente l'avete fatto con un ardore e con un affetto che forse non ci si aspetta per una questione di memoria. Io sono una storica dell'arte, mi occupo di memoria e so che alle volte manca, invece voi l'avete dimostrata e anche con una tenacia e una grinta fantastica. Gli addetti ai lavori, sì, i colleghi
da Ornella Vanoni, a prima mi viene in mente Iva Zanicchi, Laura Pausini, che è stata la prima, la primissima, Siria, ma anche un altro tipo di colleghi. Vabbè, Escobar, il direttore del Piccolo Teatro, ha rilasciato un'intervista importantissima su Repubblica, l'assessore alla cultura di Milano, del Corno, che si occupa di musica, quindi in qualche modo anche su questo abbiamo fatto leva. E poi voglio ricordare Marco Tutino, perché Marco Tutino, che ha lavorato con Milva componendo per lei il Peter Uncino, che lei ha portato in teatro in maniera fantastica facendo Capitan Uncino, quindi un ruolo davvero imprevisto, ma in cui era bravissima, ha aderito con entusiasmo a questo premio. Voglio ricordare Franco Mussida, ex PFM, mio carissimo amico, che fa anche l'artista e che è stato fra i più solidali a aderire e fra i primi, senza aver mai però lavorato direttamente. Quindi chi ha lavorato e chi non ha lavorato, davvero gesti di stima e di affetto. E ora? E ora prendiamo questo premio con gioia e riconoscenza questa sera, credo, da Claudio Baglioni. Grazie mille davvero e siamo orgogliosi. Grazie a te. Grazie. Grazie a te, grazie tante a tutti voi, a Massimiliano Longo. Grazie direttore. Grazie tante.